tutti, eccomi qua, sono in un treno regionale che da Padova, stazione da cui parto, è diretto a Treviso Centrale. E oggi infatti mi attende un incontro davvero interessante che si svolgerà a Motta di Livenza in provincia di Treviso. Ecco, infatti ho preso un biglietto che prevede un cambio per arrivare a Motta di Livenza, pensate, attraverso i treni regionali, e quindi abbiamo un primo treno che parte da Padova e arriva appunto a Treviso Centrale, come detto. Poi avrò una quarantina di minuti di attesa a Treviso e poi c'è appunto il regionale fino a Motta di Livenza. Arrivo previsto 15:11 perché alle 17 in punto dobbiamo trovarci appunto a Motta di Livenza per un incontro con gli esperantisti che hanno aderito a questa iniziativa per socializzare insieme, per conoscere il centro storico di Motta di Livenza, che è un paesino anche piccolo, diciamo, ma presenta anche qualche tesoro. Oggi infatti scopriremo cosa c'è di interessante a Motta di Livenza e soprattutto per fare un'esperienza di diciamo conversazione in lingua esperanto. Bonege, do mi salutas vin kai gis revido por disgitagui. Dankon. Ciao, cioè volevo dire aggiornamenti, ecco. Eccoci qua, siamo di nuovo qui, sempre comunque a Padova, però ecco alcune precisazioni. Intanto aggiornamento si dice in esperanto gis datigo. Saluton è ciao, gis o gis revido è arrivederci. Quindi facciamo anche una piccola lezione di esperanto. E cosa c'è di importante a Motta di Livenza? C'è che si celebra Parallela Universo. Oggi siamo il 21 agosto, Parallela Universo è una ricorrenza che per gli esperantisti cade il 19 agosto di ogni anno. E perché si celebra questa ricorrenza? Per ricordarci quanto sia importante trovarci tra persone che hanno lo stesso ideale di fraternità, di collaborazione tra i popoli, di pace nel mondo, per appunto creare dei gruppetti dentro i quali insomma si vanno a visitare dei luoghi di interesse storico, culturale, artistico, e comunque con l'occasione ovviamente si cerca di ampliare il raggio delle proprie amicizie, conoscenze, nonché si cerca anche di migliorare la conoscenza dell'esperanto, per cui si parla soltanto in esperanto, ci sono persone che provengono da varie parti del mondo e quindi sarà un'allegria essere là, non vedo l'ora appunto di partire. Tra pochi minuti salperemo dalla stazione, mitica stazione di Padova, dei treni, abito qua vicino tra l'altro, e benissimo, quindi a presto per ulteriori gis datigoi, ecco, i finale vuol dire plurale, cioè per ulteriori aggiornamenti, gis. Eccoci qua, mi trovo proprio nella stazione di Treviso, il treno è arrivato in perfetto orario, ora sono praticamente le 13:54, quindi insomma il treno è arrivato alle 13:51, benissimo direi, e ora ci accingiamo a prendere il treno regionale per appunto Motta di Livenza. Ho già visto che è uscito il binario, alle mie spalle c'è il tabellone con appunto le partenze e gli arrivi. Benissimo, che dire, tutto sta andando alla grande, abbiamo fatto innumerevoli fermate in stazioncine di campagna, è stato molto grazioso per poter dare uno sguardo alla bella campagna veneta, direi che insomma
niente male, poi una giornata come quella che abbiamo, soleggiata, veramente spettacolare, ecco, grazie. Dalla stazione dei treni di Treviso c'è un sottopassaggio, un corridoio che porta in direzione del centro città, e io mi trovo qui appena fuori da questo sottopassaggio davanti alle mura appunto veneziane di Treviso. Le mura veneziane di Treviso, eccole qua, insomma molto simili a quelle di Padova tra l'altro, con un fiumicciattolo che scorre proprio sotto le mura e se non sbaglio è il Sile. Ecco. Eccoci, siamo a bordo del treno regionale che ci porterà a Motta di Livenza, come destinazione finale Porto Gruaro, e dovremo scendere alla settima fermata. Ecco, tutto sta procedendo al meglio, direi splendido. Che cos'altro possiamo chiedere alla vita più di questo? Non lo so. Stiamo andando a un evento bellissimo di cultura, di respiro internazionale, mondiale in questo caso, addirittura senza mezzi termini, e attraverso appunto una natura veramente ben conservata, mantenuta, insomma, sì, certo con un caldo torrido, chiaro che è conseguenza delle nostre attività, del nostro abuso delle risorse naturali, però diciamo che allo spettatore ignaro tutto appare poco. Ecco, mi piace anche viaggiare in treno con gli occhi del bambino, del fanciullino, appunto della creatura innocente, ecco, con un atteggiamento anche naif, piuttosto naif, ecco. Va bene così, ecco, alla scoperta del nostro territorio veneto attraverso i treni regionali per un evento internazionale. Gis Revido. Eccoci, oggi lunedì 21 agosto per celebrare la parallela universo, ricorsa, ricordiamo, il 19 agosto. Siamo giunti qui a Motta di Livenza, alle mie spalle c'è la stazione ferroviaria di Motta di Livenza, in perfetto orario devo dire, anche in questo caso, per cui sono solo le 15:10 circa, e con largo anticipo ci avviamo verso il centro di questo paesino, e anche perché appunto l'incontro è fissato per le ore 17, per cui andiamo ora a scoprire Motta di Livenza. Paesino o paese vero e proprio, più che paesino, veramente grazioso, c'è anche un monumento a tutti i trevisani nel mondo, e questa lì c'è la pizzeria, cioè la pizzeria a fianco del bar in cui ceneremo questa sera, pizzeria San Rocco, Motta di Livenza. Motta vuol dire promontorio e Livenza è un fiume, dopo lo vediamo. Molto interessante questa cittadella, questo paese, veramente vie ben conservate, palazzi storici, qualche villa. Ecco, vedete questo portico veramente elegante che invita proprio il turista o insomma comunque il pellegrino a così addentrarsi in queste appunto in questa direzione, quindi, e anche lungo appunto le altre vie di cui abbiamo intravisto qualche scorcio. Ecco, ho deciso di vagare liberamente senza chiedere informazioni come faccio solitamente, proprio perché ho un po' di tempo libero e insomma ogni tanto è giusto anche prendersi questa pausa tra virgolette dalla frenesia, questa possibilità di respirare. Guardate che leoni, che fiere meravigliose, queste sono di chiara matrice romanica, evidentemente stavano all'ingresso delle chiese, ora non so a che epoca realmente risalgano questi, forse sono rifacimenti contemporanei, ma sono veramente efficaci. Dicevo, un po' come la rêverie du promeneur solitaire, cioè la passeggiata appunto del camminatore solitario, senza meta, senza
porsi obiettivi pratici, senza pragmatismi di ogni sorta, vagando un po' in base ai propri sentori, alle intuizioni, anche un po' a quelli che sono i moti dell'anima, possiamo dire, no? E quindi eccoci qua a spasso per appunto Motta di Livenza, anche se credo che da questa parte ci si allontani dal centro storico perché c'è una via asfaltata e quindi dovrò comunque rientrare per poter trovare, appunto il nostro obiettivo è trovare ora la cattedrale. Ecco, in realtà non sono un vero promenade solitaire, non è una vera riverie, mezza, perché un obiettivo pragmatico ci sarebbe, però senza ansia, senza corse. Eccoci qui, alle mie spalle c'è la chiesa di San Nicola Vescovo a Motta di Livenza, appunto, in questa bella piazzetta sagrato della chiesa. Ecco qua, tavolini di un bar chiuso. E ora devo però continuare la mia ricerca della Basilica di Santa Maria dei Miracoli. Quindi la lettura, continuazione della lettura e traduzione del libro che ho continuato a leggere e tradurre durante il viaggio in treno, appunto, Fondamenta Crestomatio, niente poco di meno che di Zamenhof, cioè vuol dire crestomazia, cioè antologia fondamentale, appunto, di Zamenhof, il padre dell'esperanto. Dovrà attendere, appunto, prima dobbiamo arrivare al nostro alla nostra destinazione, per poi, appunto, poter, nell'attesa dei Gesamideano, cioè dei compagni di ideale, persone che hanno lo stesso nostro ideale dell'esperanto, quindi della fraternità, della pace e dei diritti umani, arrivino. Quindi alle 17, sono solo le 4 meno 10, perché abbiamo un'oretta, poco più. Ecco, ciao. Alla fine mi sono arreso su un ponte che attraversa la Livenzetta, che di lì a poco si sarebbe immessa dentro la Livenza. Ho trovato un signore qua del posto, un signore anziano, con cui ho scambiato piacevolmente due parole e alla fine non ho resistito. Insomma, gli ho chiesto dove si trova la Madonna dei Miracoli, perché insomma, non trovandola qua nel centro, bisogna insomma in qualche modo mettersi adesso alla ricerca, visto che manca un'oretta, poco più, al nostro incontro o rendezvous, come si dice in esperanto. E mi ha detto, con mia grande sorpresa, che è a circa 3 km da qui, dal centro di Motta di Livenza, per cui ora ho deciso di mettermi in cammino senza indugio, diretto appunto al santuario, appunto, Madonna dei Miracoli. Quindi mi attende una camminata adesso fuori dal centro storico. E bene, allora andiamo e affrettiamoci. A presto, ci servido. Siamo arrivati al santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Non è a 3 chilometri dal centro, come mi aveva preannunciato il signore, ma a circa 1 chilometro. Ho scelto di non guardare questa volta il navigatore, mi sono affidato un po' all'istinto, però a un certo punto ho dovuto arrendermi. Ho visto insomma in quel vecchietto che mi si era avvicinato quasi inconsciamente o inconsapevolmente, e lì ho capito che poteva essere un segno del destino che io dovessi chiedergli un'informazione preziosa, tra l'altro, perché non si arriva a piedi proprio in un minuto, insomma, ecco, bisogna fare una passeggiata piacevole, tra l'altro, lungo una strada, una via che ha diciamo, edifici sia storici sia moderni, in un mix veramente interessante. Ecco, questo santuario è del 1500, ci sono opere d'arte molto preziose al suo interno e ci sono due chiostri. Ho già letto un po' di qualche informazione generale e non vedo l'ora, insomma, che arrivino i nostri Gesamideanoi per visitare questo bel monumento, per poi dirigerci al centro storico di Motta di Livenza. Bene, eccoci qua, siamo davanti al, insomma, a fianco dell'ingresso
del Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. E siamo qua in compagnia di il primo samideano che si è presentato, è Federico. Ciao, ciao. Federico. Ciao. Da dove sei Federico? Io sono di Cervignano del Friuli, provincia di Udine. Bene. E allora adesso siamo in attesa degli altri guest samideano, i compagni di Ideale, che insomma a momenti dovrebbero essere qui. Bene, gis revido. Gis. Bene, siamo adesso in stazione a Mestre. Stiamo concludendo questa giornata, è stata molto bella. A Motta di Livenza ci siamo proprio divertiti, ho conosciuto diverse persone, principalmente francesi e italiani, in realtà, anzi soltanto francesi e italiani, esattamente dall'Alsazia, ecco, una bella famiglia alsaziana, con Michel, questo organizzatore, Michel Gobbo, che ha però origini italiane. È stato bello tutto, direi, il clima. Tra l'altro ho avuto la fortuna di trovare un samideano che mi ha dato il passaggio fino a Mestre, altrimenti avrei dovuto prendere due treni per arrivare a Mestre, mentre così insomma ho potuto godermi un po' di più la compagnia loro, persone molto care, e in questo modo poter anche stare durante il viaggio fino a Mestre con Claudio, appunto, un caro amico della provincia di Venezia, di Scorzè. Ecco, per cui insomma non ha dovuto allungare di molto il suo percorso per portarmi qua a Mestre. Io così ho potuto guadagnare un po' di tempo per stare assieme, insomma, alla cena. Abbiamo mangiato una pizza, abbiamo visto la piazza, le vie centrali di appunto Motta di Livenza, oltre che al Santuario della Madonna della Salute, come ho già detto, e ecco, per cui tra mezz'ora arriva il mio treno che mi porterà dritto a Padova verso mezzanotte, insomma arrivo a Padova a casa. Benissimo, quindi diciamo adesso per suggellare questa giornata non mi resta da far altro che continuare a leggere il mio Fundamenta Crestomatio di Zamenhof. Benissimo, alla prossima per nuovi viaggi, nuove esperienze. Ciao!